barbarie post-identitaria nichilista che avanza. Queste sono terre fortemente identitarie che valorizzano la cultura a partire da molti elementi anche enogastronomici, oltre che diciamo così artistico-culturali in senso ampio. Tu che idea ti sei fatto di questa realtà? Io sono stato fortunato perché ho dedicato la mia vita a girare tutti i luoghi più remoti d'Italia secondo uno schema che era stato insinuato nella storia dell'arte dai miei maestri, in particolare Roberto Longhi e Francesco Arcangeli, per cui l'arte è geografia dell'arte, quindi ogni luogo ha caratteristiche che sono all'opposto dell'arte contemporanea, che è invece un'arte di massa, indistinta e internazionale e con linguaggi che dovrebbero unificare i luoghi più remoti. Invece l'arte abruzzese, l'arte napoletana, l'arte fiorentina sono nella loro natura realtà identitarie, quindi per me non esiste altro che l'identità. Poi la tecnologia da un lato ha appiattito le distanze e quindi le differenze, però ha consentito anche che uno potesse sapere qualunque cosa di qualunque punto del mondo anche nel punto più remoto, quindi ha salvaguardato solitudine, isolamento. Oggi essere isolati è diverso che esserlo 100 anni fa, quindi uno può tentare l'equilibrio fra quello che la tecnologia consente, cioè che noi naturalmente siamo in qualunque casa, in qualunque parte del mondo, e che continuiamo a vivere un tempo lento in un luogo remoto, per cui forse c'è un riscatto del remoto. E anche la clausura l'ha stabilito perché ci comunicavamo senza stare nello stesso luogo. Cioè a dire, la globalizzazione è stata un vento che ha investito la società negli anni 60, 70, 80, 90, forse lo nuovo millennio. Alcuni vantaggi della globalizzazione li abbiamo conquistati, ma siamo in grado di recuperare alcune condizioni o vantaggi per vivere in luoghi remoti. E quindi tu stesso puoi fare il tuo lavoro, qualunque attività, essere collegato in qualunque punto del mondo, stando magari in un posto, su un lago. Quindi questi sono elementi di riflessione che ho fatto negli ultimi tempi. Per cui che un piccolo paese come Venezia, tutti noi, che in fondo siamo delle icone nazionali o multinazionali a parlare qui, dà il senso del tenere fermo quello che ci sono e venire noi qui, invece che essere loro a spostarsi per venire a Milano. Quindi anche questo è un segnale positivo, invece di fare la milanesiana, mia casarella oggi la fa diffusa in tutta Italia e noi facciamo una micro milanesiana venendo qui, quindi ogni luogo può sentirsi collegato pur rimanendo nella sua condizione di isolamento, però non è più una condizione nefasta o di come dire, impossibilità di comunicare, è una possibilità di comunicare diversa. Quindi in fondo questa sera abbiamo valutato in termini meno conflittuali quelli che sono apparentemente due corni di una situazione complessa, però che forse trova una possibile conciliazione. Sì, Martin Heidegger sottolineava un aspetto pericoloso della globalizzazione, cioè il fatto che ciò che è vicino si distanzia e ciò che è distante si avvicina. In questo modo si crea una confusione generale, lui diceva, per cui si perde il vicino in nome del distante e tutto resta senza distanza in cui si precipita nell'omologazione. Poi questo in effetti sembra un tratto anche tipico della globalizzazione, non della serata di questa sera, ovviamente, che ha valorizzato le radici identitarie e culturali dell'Italia, degli Abruzzi e di Nereto. Però in effetti quel pericolo c'è, anche e soprattutto si nasconde, a mio giudizio, si annida in quelli che parlano sempre dell'universale umanità. Io mi sono convinto usino questo universale in realtà come alibi per non occuparsi delle particolarità specifiche, quindi per gli ambiti culturali, artistici, umani del proprio territorio, per guardare sempre un indistinto universale umano che in realtà non esiste, essendo l'umano costituito dei particolari concreti che sono Nereto, Chieti, Pescara, Ancona e così via. Quindi c'è questo aspetto pericoloso nella globalizzazione, io la chiamo la disidentificazione, che è la cifra dell'odierna globalizzazione. Forse un compito importante della cultura oggi, non so se condividi questa istanza, è difendere chi siamo. Sì, ma credo che la
diciamo, pulsione alla globalizzazione, che pure è esasperata, oggi possa essere facilmente contrastata e che quindi Nereto non sia un luogo remoto, sperduto, provinciale, come poteva essere alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, ma sia contemporaneamente il luogo, ma anche la presenza di persone che possono collegarsi con noi e uscire dalla loro identità, ma tornarci, se c'è un'andata e ritorno. Credo che l'andata e ritorno, in qualche modo, rispetto ai tempi di Heidegger, può essere una fase evolutiva, nel senso di tentare di tenere insieme le due identità, un'identità globalizzante, indistinta, universalistica, e un'identità invece particolare. Mi pare che ci siamo, mi pare di queste persone, questa doppia, questo affetto, resistenza a quello che sono e a quello da cui vengono, e anche però la disinvoltura di poterci sentire in un modo. Quindi mi sembra che sia un momento diverso rispetto a quello di Heidegger, e forse che l'esasperazione della globalizzazione abbia ottenuto l'effetto opposto, abbia consentito un ritorno indietro, come ritorno a una condizione più autentica, a una condizione di natura individuale invece che universale, che ognuno sente propria, senza per questo perdere nulla del vantaggio di essere